comunale, e quindi molto apprezzato, grazie. Grazie a voi, grazie per il. Naturalmente ringrazio la presenza di tutti i rappresentanti di Scarnamoli, delle associazioni, gruppi, eccetera, con cui la GOG collabora. Ed è un discorso per fare più dettagli, un discorso di rete, un discorso di rapporti, un discorso di presenza sul territorio che alla GOG interessa molto e che ultimamente ha molto sviluppato. Faccio alcune considerazioni, poi alcuni possono sembrare ovvi, ma secondo me le sento veramente. Cioè, anche per fare un punto del settore, cioè una ripartenza questa non facilissima. Diciamo che dopo 2 anni di Covid si riparte con un grande sforzo, direi, sia sull'attività istituzionale, ovvero Campo Felice, sia sul territorio. E, come tutte le organizzazioni non profit, noi siamo un'organizzazione non profit, puoi programmare in funzione delle risorse che metti in piedi, devi partire da quanti soldi hai per decidere che cosa puoi fare, non devi decidere in partenza che mi piace fare questa cosa, ma si parla di sostenibilità, parola magica, poi vuol dire quello, vuol dire programmare in funzione dei poteri che hai. E tanto perché solo precisamente noi abbiamo contributi a fondo perduto del Ministero, della Compagnia di San Paolo e degli enti locali, e poi abbiamo una serie di fondi privati, se la San Paolo in realtà è privata, ma sono la consigliera istituzionale, la prima delle quali sono i ricavi dalle vendite degli abbonamenti dei biglietti. E questa è chiaramente la voce più problematica, perché quale può essere l'esito finale della nostra campagna di abbonamenti per ora. Non è definita, diciamo. Poi abbiamo gli sponsor che ringraziamo anticipatamente perché ci appoggiano sempre con grande puntualità, e poi abbiamo anche avuto dei provvedimenti straordinari, ne parlava il sovrintendente, perché non sono conosciuti, a parte il 5 per 1000 che lo fanno tutti e quindi portano un tipo di soldi abbastanza limitato. Noi abbiamo avuto ancora quest'anno, cioè per il 21, chiamiamo un po' di fortuna, dovuta al famoso 2 per 2016 e poi nel 2021, se no per il resto dei partiti, eccetera. E nel 2016 era successo che nessuno lo conosceva, a Genova sono state una ventina di società, associazioni che l'hanno saputo, e sul piano nazionale sarà stato almeno di 300, un numero piccolissimo, 45 per 1000 sono milioni. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una campagna con questi commercialisti dicendo, dite ai vostri clienti, non sanno a chi dare questo 2 per 1000, li dava a noi, perché nessuno lo sapeva. Insomma, alla fine siamo riusciti a portare a casa, non so che dire quanto, più di 50.000 euro, questa è una cifra incredibile, perché abbiamo avuto più di 1000 soggetti che hanno... Che del segno di stima. Questo nel 16, questo nel 2021 è praticamente successa quasi la stessa cosa. Per questo migliaia di contribuenti che erano abituati già allora a dare a noi, hanno continuato a dare a noi. E noi abbiamo portato a casa più o meno gli stessi soldi. Non lo dico perché, per noi sono fondamentali, quest'anno poi per chiudere il bilancio e il pareggio sono importantissimi. Per dire, bisogna farci un po' tutto, perché ristori diretti per vedere il Covid, eccetera, abbiamo fatto praticamente zero. Sono gli infieri che però non si sa come va a finire, un credito d'imposta che è in mano all'agenzia delle entrate. Ma per dire che bisogna anche trovare degli sbocchi, diciamo, di fuori dei canali tradizionali. Sui contributi fondamentali del Ministero, eccetera, ci sono al solito luci e ombre, perché per certi versi, sia il Ministero, San Paolo, eccetera, durante i 2 anni di Covid hanno mantenuto, anche se la produzione si era ridotta a zero, quasi a zero, quindi bisogna darne atto. Però è anche vero che quest'anno, se volete andare all'anno normale, siamo a metà, quasi alla fine di settembre, nessuno sa. Quanti soldi arriveranno, non hanno ancora deciso. La medicina però è una cosa molto importante, lo dico subito perché è
C'è stata una commissione qualità che si è riunita cinque soggetti di questo tipo di Italia, che abbiamo avuto un punteggio di 26 su 35, ci abbiamo davanti solamente le solite due romane, dalla filarmonica, associazione dei concerti universitari, più siamo un paio mai con Perugia, più altri due soggetti, e poi siamo noi. Quindi per noi è un elemento di grande rilievo questo. Questo punteggio, che tanto lo stiamo portando dietro anche dagli anni precedenti, di fatto è uno dei più alti e qui è riconosciuta la qualità del programma. Ecco, è questo è un elemento ovviamente la direttore artistico. La San Paolo è un altro mondo fondamentalmente importantissimo per noi. Ed è un mondo di grande evoluzione perché ha cambiato completamente i criteri di assegnazione e ci ha sostanzialmente obbligato a fare tutto un percorso di riorganizzazione della nostra scrittura attraverso un rapporto con la società di consulenza, la stessa di Milano, con la quale abbiamo iniziato questo lavoro, che ci fanno le bucce su tutto, come si sono organizzati i bilanci, le pagine, però in pratica invece abbiamo visto che sono persone molto valide con le quali si riesce a fare un buon lavoro e quindi anche questo contributo la San Paolo ha detto l'ho fatto in prima linea, quindi molto chiaro il discorso è figurati di corsa e anche abbiamo visto che è fatto bene, è interessante eccetera. Col comune in genere dove da atto finalmente aveva avuto un contributo veramente importante per 2021, sì, e quindi ovviamente ringrazio per essere qua così a ricordarci che il Comune è un soggetto importante in questo settore culturale. E come dicevo, se sul piano dei fondi privati c'è questa sostanziale incertezza di come andare i regolamenti, e qui introduco una sorta di vista per la strada, adesso abbiamo rilanciato le famose cartelloni delle edicole, sono usciti ieri, abbiamo ripreso la campagna precedente, e questa volta abbiamo sottolineato il fatto che da e questo è una scelta, quindi non c'è posto fissato, a parte del teatro. Non c'è, abbiamo deciso di uscire dallo schema che esiste sempre dell'abbonamento a 25 concerti e tentare la carta dell'abbonamento ridotto, cosa che io in passato avevo sempre ritenuto molto pericoloso, eccetera. Ma vista la situazione, certamente c'è interesse a fare un abbonamento a prezzo relativamente ridotto e con la scelta, soprattutto ovviamente ci sono dei inevitabilmente scelti, per cui non abbiamo messo preclusione di scelto sacro, c'è la libertà. E quindi è un grosso esperimento per noi questo, vediamo come va. È partito da 10 giorni, ma gli avvisi e la pubblicità è già in giro. E ovviamente le nostre facilitazioni sugli abbonamenti giovane, scuola, sono al massimo, quindi non si capisce al limite se il prezzo è un elemento, ma se è più, se, perché qualcosa è cambiato, cioè è cambiato, ma lo vedo anche per esempio tra gli articoli sul cinema, sulla difficoltà del cinema di riprendersi, a parte che i film belli sono stati pochi, film belli, ma il vero problema è l'abitudine che la gente ha fatto di godere di film, musica, eccetera, a casa, e soprattutto pubblico anziano, più la paura residua del Covid, della pensare che non esista più, insomma. Però il ritorno a teatro di Napoli vivo non è più scontato. Gli eventi funzionano, perché lo vediamo, il teatro si riempie se c'è il teatro, piuttosto che se fa un padre e quattro attori. Singolo evento funziona, ha ripreso in piedi. Ma il discorso continuativo legato a un settore come la musica dal vivo, che non è, ci sono anche dei grandi nomi, cerchiamo di ma voglio dire, è una sequenza di eventi, se vogliamo, ma non c'è questa concentrazione di un'unica serata, è tutto, è più
corposo, ecco, mi ha fatto indagini a tappeto, però poi al Covid mi portava tutto, adesso il Covid non si dovrebbe più essere, vediamo se riusciamo ad avere. Diciamo, partendo allora dalle risorse che abbiamo, che più o meno alle linee diciamo, a definire, vorrei mettere in evidenza una cosa, lo potete vedere da questo documento. Questo documento è un documento fondamentale, è il bilancio sociale della COSA per il 2021. Noi siamo la prima associazione in Italia, ci sono degli enti grossi, di proprietari, cioè sapete in te che non lo faceva, la prima associazione in Italia che fa una cosa del genere. Il bilancio sociale o bilancio integrativo delle aziende, che sono una quarta, cioè da tanti anni, eccetera, è un documento che descrive l'attività dell'associazione ma la collega col mondo circostante, dai fornitori, al pubblico, ai dipendenti. Quindi c'è un po' dentro quello che è la storia di quello che facciamo, sono i bilanci, ci sono gli elementi fondamentali, un po' di storia, e questo diventa un po' il nostro biglietto da visita, ecco, perché è stato un lavoro fatto internamente. Questo è il grande lavoro, con un po' di consulenza esterna, ma fondamentalmente è un lavoro fatto da noi. E deve diventare un po' un punto di ogni anno, cioè fare un nuovo, deve diventare un po' un biglietto da vista fondamentale, in questo senso. È online sul sito? Ovviamente si può distribuire online, non c'è problema. E quindi questo famoso discorso dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, i famosi concetti di sostenibilità, di responsabilità, eccetera, inclusione. E noi li stiamo seguendo questi concetti, l'abbiamo anche per scritto. Ovviamente che tema della sostenibilità vuol dire che i conti devono quadrare, come dicevo, si deve fare quello che i tuoi mezzi ti permettono di fare. Ma soprattutto bisogna capire l'evoluzione dei bisogni culturali e della loro soddisfazione. E quindi c'è un criterio di responsabilità che noi cerchiamo di portare avanti, l'attenzione all'educazione di qualità delle nuove generazioni, delle scuole, e poi facilitare l'accesso alla cultura musicale, quindi un concetto di inclusione, sapete questo male, cioè nel senso che quello che diamo, che problema eccetera, poi cerchiamo di includere diciamo nel nostro territorio quante più persone, quanto più possibile. E come dico, e poi c'è ovviamente il rapporto corretto con i propri dipendenti, l'utilizzo di materiali corretti, insomma è tutto una serie di impegni che da 2030 ha distribuito, ha chiesto a migliaia di soggetti, e noi siamo un soggetto piccolo, ma abbiamo deciso comunque di seguire e di valorizzare. Ovviamente la programmazione la sua architrave nella stagione Carlo Felice, insomma, la qui sovrintendente, il concetto di importanza del concetto inaugurale, della collaborazione con il teatro, di questa unità sostanziale negli obiettivi, anche nei valori musicali, ecco, c'è tutto un continuo interscambio. E poi invece quello che è un po' tema importante è questa messa in rete di tante collaborazioni con una realtà cittadina molto importante. E prima di dare la parola a Pietro, perché Pietro poi illustrare i vari rapporti di collaborazione, vorrei sottolineare come voi che consideriamo parte, non siete con altri parti in cui collaboriamo diciamo a fondo, non solo gode diciamo uno spirito di collaborazione all'interno, ma anche un concetto di qualità, cioè tutte collaborazioni che fanno leva sulla qualità della produzione. Ecco, questo è un altro tema per noi fondamentale, cioè dobbiamo scegliere, ma certamente ci impegniamo e collaboriamo laddove riteniamo la qualità siamo bravi. E siamo anche convinti che questo è un modo di dare importanza sociale a quello che facciamo, perché
lavorare sul territorio, lavorare a Ponente e a Levante, lavorare a Cercosa, piuttosto che lavorare un po' di qua, piuttosto che lavorare a Acropoli, eccetera, è un modo di estendere la presenza della Gogo il più possibile più vasto territorio, quindi in contatto con pubblici. Siccome i ricordi hanno sempre questo problema, se io comincio non finisco mai, no? Allora, in effetti parto un po' dalla conclusione del suo discorso, mi dico, non è che si tratta solamente di credere che sia importante avere una rete di riferimento in tutti coloro che operano già e operano costantemente nella realtà della vostra città, ma anche quello un po' di pensare che ci sono sempre delle fasi della vita culturale e non solo, sociale proprio, no? Forse in questo momento è importante che la musica vada nella città, più che aspettare che la città venga nei luoghi della musica. Capite, ci sono periodi diversi, ci sono periodi in cui per noi è stato assoluto, trionfale, l'idea che avevamo più di 1000 abbonati, l'idea che potevamo avere il teatro pieno proprio, veramente colmo, compresa la galleria, ma non è che questo significa che è successo qualcosa di catastrofico e la gente di Genova non aveva più la musica, assolutamente non è vero. E che sono successi anche degli eventi particolari. E quindi in questo momento, secondo noi, è molto importante proprio distribuire. Poi la città di Genova è anche particolare perché ha il mare, ha un po' la stessa raffigurazione della Liguria intera, cioè è in questo modo. Quindi è quasi doveroso in un momento che necessita di una particolarità di ripresentare una vita culturale così particolare come quella della musica, di distribuirla. Inoltre, anche le scelte devono avere delle caratteristiche. E quando si sta tutti bene, si pensa che la musica va bene, c'è la musica, l'opera, c'è tutto. Ma in realtà la musica è qualcosa di particolare, perché la musica non ha le parole, perché la musica non ha quindi quell'immediatezza del significato. La musica è qualcosa che viaggia solo con la musica. E lui ha detto, beh, molto semplice, è un concetto legato allo sviluppo. Quando nella musica c'è uno sviluppo, esposto un tema, il compositore ci lavora. E questo è il pensiero. Come fa a lavorare? E in questo senso la nostra stagione, ha una caratteristica molto di riferimento. Ci sono dei programmi che sono proprio basati sul concetto della variazione. Le variazioni hanno una connessione col concetto dell'improvvisazione. L'improvvisazione e la creazione, tutto si intreccia magnificamente, ma cerchiamo un po' anche di metterlo in forte evidenza. Io non posso parlare di tutti i concetti, ma poi li leggete e li trovate tra di voi, chiaro, no? Alcuni concerti hanno poi delle caratteristiche che sono necessarie evidenziare. Per esempio, questo concerto di inaugurazione, abbiamo già sentito dire di questo legame. Ma in realtà questo legame che è nato con un vero dialogo dall'anno scorso tra teatro e GOG è un qualcosa che già avviene con, anche con una semplicità. Noi abbiamo molti amici che suonano l'orchestra del Teatro Gran Felice che partecipano a tutta questa nostra attività di distribuzione. E naturalmente sono musicisti, ma anche che comprendono l'importanza di questa attività, di andare nelle scuole, di organizzare dei concerti anche in Palazzo Spinola, anche in luoghi, anche Palazzo Ducali, luoghi che sono veramente già di alto riferimento culturale per la città di Genova. E in questo momento in cui tutto ciò tra di noi, ora è chiaro che il concerto inaugurale è quel qualche cosa di particolarmente evidente, no? E il concerto di questo anno ha un riferimento, l'anno scorso
c'era un compositore vivente di cui abbiamo fatto una prima esecuzione. Quest'anno la prima esecuzione, un piccolo lavoro, ma insomma, il compositore di riferimento, per esempio, è stato il maestro di quello che abbiamo sentito l'anno scorso, o meglio uno dei maestri. Giacomo Manzoni è una persona molto particolare per la musica italiana, ovviamente diciamo del Novecento, ma ormai tra l'altro per il 2000 un quinto se n'è già andato, perché sono già nel 2000 di più, un quinto abbondante, quindi il tempo è tremendamente ricco di significati. E Giacomo Manzoni quando lavorava, è stato critico dell'Unità, è stato un giornalista molto importante che ha frequentato tutti gli ambienti musicali del mondo, ma è anche un uomo coltissimo, un grande cultore della lingua tedesca, è stato traduttore di Adorno, e ora tradurre Adorno, ma ha avuto anche uno sguardo legato al criterio della società, della socialità dell'arte. Per esempio, l'opera che l'ha reso famoso si chiamava Atom Talk. È stata un'opera, La morte atomica, voglio dire, un'opera degli anni 60. E io ero un ragazzino, ma sono andato a sentirla prima alla Scala, e per la verità è stata eseguita alla piccola Scala. Dirigeva il giovane direttore del teatro alla Scala, Claudio Abbate, che non è proprio che era un ragazzino sprovveduto, no. Naturalmente è successo di tutto nel teatro. Io e un mio amico eravamo in alto, nel quarto logione, e ce la siamo presa con uno che c'era seduto, noi in piedi, lui seduto, perché aveva il fischietto con un arbitro, e per disturbare continuava a fischiare, oltre a tutti quelli che gridavano insulti contro la logica del PC, tutte queste, ma questo non può capitare, ed è giustificato. E io ricordo gli insulti che volavano, e a un certo punto è arrivato uno netto, io adesso non posso dirlo, contro Claudio sei un, e lui si è girato, tu sei un, mentre dirigeva, questa per me una cosa. Allora, in questo signore fischiava, il mio amico era un ragazzotto un po' come Piero, no? Così, mentre io ero secco con un chiodo, l'ha preso da sopra, l'ha toccato e gli ha detto: ora smetti, io te lo faccio ingoiare il fischietto. Questo era il clima. Ma Giacomo ha presentato un'opera che non è che beneficiava di questa farsa che io racconto, era un'opera drammatica, e purtroppo non è mai più stata. Io parlavo con lui quando abbiamo organizzato il concerto, ma Giacomo, fatto un po', dove finire? Diceva che lo siamo in Italia, no? Ed era veramente potente, aveva anche il tipo di suono che aveva un richiamo. Una delle cose che spesso ha avuto la musica di Manzoni, che l'ha resa un po' ostacolante, è il criterio di una massa sonora, cioè il suono verso un magma, no? e deve colpire, cioè non è bello questo suono. Dare una cosa che tu provi fastidio, era molto, molto ben dosato, ben controllato. Ecco, questi sono pezzi, uno di questi pezzi è stato composto, questo sonante, per questa persona, è una fanfara. E allora infatti lo prendevo in giro e dicevo: cos'è? Copi Stravinsky. Perché Stravinsky ha scritto una fanfara proprio in un teatro, per un omaggio a un teatro. Però la fanfara di Stravinsky è per due trombe. Questo invece è un pezzo molto più ricco di organico. L'altro concerto su cui vorrei mettere le mano particolare è quello della Passione secondo Matteo di Bach. Ora, Bach è, non ce l'ho, non abbiamo bisogno di niente, la Passione secondo Matteo, non abbiamo bisogno di parole. Ma c'è una cosa particolare, è un'orchestra italiana, è un direttore italiano, è un pensiero italiano. Naturalmente i collegamenti sono fortemente europei, c'è la gente che ci suona, suona dappertutto, in tutti gli organismi più importanti, da Savarra, che so io, a tutto quello che c'è, Gardiner, tutto quello che c'è di forte, no? Ci collaborano con questo tipo di orchestra. Però è molto bello che sia pensato e vissuto in questa maniera. E noi siamo molto felici, perché non avremmo mai immaginato di poter presentare una canzone secondo Matteo, anche se in tedesco, è una musica tedesca, ma fatta da italiano, veramente da italiano, che naturalmente posso permettersi, che è chiaro. Poi dentro c'è un'altra cosa che vale la pena segnalare, ed è lo sguardo sul pianoforte. Ora è chiaro, ma questa è la stagione cameristica, ma il pianoforte è colui che governa il significato del camerismo. Persino quando suona da solo è veramente il protagonista assoluto. E noi quest'anno abbiamo anche qualche cosa di molto bello, perché da tempo c'è Sarah Maria Pires. Questa è una
incredibile grande pianista, la cui vita è complessa, è molto raro che suoni, molto raro che suoni un recitale, e vi arrabbia molto perché è stata pochi giorni prima alla Scala con l'orchestra, però farà un recitale, questa è una cosa assolutamente straordinaria, sì, e da segnalare, no? E poi c'è un'altra cosa legata al pianoforte e al concetto di variazione che voglio dire, ed è il fatto che presenteremo le variazioni di Rzeszky. Rzeszky è stato uno forse degli ultimi, perché purtroppo è morto da poco tempo, degli ultimi grandi compositori pianisti, come compositore pianista era per esempio Beethoven, Chopin, Brahms. Lui era un grande pianista, io ho avuto la fortuna di sentirlo suonare, la sua musica. Era, a parte che era fisicamente una persona di grande distanza, no? Ma aveva anche una grande qualità, e le sue variazioni, che in qualche modo, pensando al Novecento, possono essere paragonate alle variazioni di Beethoven, per l'importanza e anche per il significato popolare. Il tema è il poema unito che passa la residuo, cioè parte da lì, no? Parte da questo dramma, parte proprio dal collegamento che lui aveva con gli intimani. Ma insomma, è comunque un artista straordinario, tanto era un virtuoso pazzetto, però lui ha sempre vissuto in questo mondo di questa trasversalità. E non posso continuare a parlare, sono altri pianisti e altri progetti. Uno me lo voglio dire però, che è quello di, in due concerti possiamo ascoltare i più famosi quintetti per pianoforte che hanno fatto Archi. E questo è raro e sembra veramente un micro festival, per riunire insieme questi quattro quintetti straordinari di pianisti magnifici, di cui uno di Sarrazze, che quest'anno anche lei ha un compleanno perché compie 80 anni. Parliamo un attimo di quello che facciamo in collegamento. Ora, tutto è nato in principio con l'attività pensata per gli studenti. Tutto è nato con il teatro per i ragazzi, ormai quasi 30 anni fa. Tra l'altro attraverso la droga anche per gli avviati. E questo permane. E anche qui, quest'anno, è proprio il trionfo della qualità dell'improvvisatore. Il nostro pianista che eseguirà farà anche qualche pezzo suonando come Mozart rovesciato sul pianoforte e suonando con le mani dietro. C'è proprio il concetto assoluto di portare in teatro questo fenomeno. Poi da lì abbiamo cominciato a sviluppare un'attività che non è propriamente quella di fare dei concerti per gli studenti, ma di andare a cercare di narrare che cosa c'è, quasi come dire, come era in origine, qua vedo il mio amico con cui andavamo nei licei a fare questo fenomeno della musica dei licei, dove noi, grazie al suo apporto, entravamo nelle classi di filosofia e si partiva per dire ma c'è un pensiero nella musica, anche perché erano quelli che facevano il quarto, quinto anno, allora si chiamava magari il secondo e terzo liceo, in realtà il liceo ginnasio non c'è più, e quindi andare un po' a vedere, partendo da posizioni della musica difficili. Per esempio, le prime cose che facevamo era la passacaglia della quarta sinfonia di Brahms, cioè, cosa complicata. Ma in realtà, quando uno capisce la traccia, è semplicissimo. E è molto più facile di quello che si può immaginare. Poi da lì abbiamo fatto anche con i concerti. Poi l'altra cosa che facciamo in questa chiave è quella della collaborazione con gli amici del teatro, gli amici di Paganini, qua abbiamo il loro responsabile principale, e dove c'è tutta una serie.
che porta a tutta una logica, perché con loro si può stabilire un pensiero molto particolare anche, perché che riguarda proprio una tipologia del suono. Per esempio la prima manifestazione, poi gioca in collaborazione con Palazzo Lucane, anche questa è legato proprio al concetto del sorgere della polifonia. La polifonia vuol dire tanti insieme, e quindi ancora un sistema di vedere le regole della comunità, no? E questo Grande Lavoir è uno dei gruppi più incredibili della voce e mortetto vocale, che faranno questo lavoro meraviglioso. Quindi il colore con l'invenzione, anche lì, trovano un insieme perfetto. Come del resto poi è quello che avviene durante la stagione con il concerto di Scriabin. Scriabin è stato uno dei grandi maestri della concezione del colore, ma proprio già lo vedere del blu, il colore in questo senso. Quando si parla di colore con la musica, tendenzialmente si pensa di un forte, fortissimo, più vento. Questa è un po' l'idea che hanno i musicisti del nostro colore. Forse non è tutta la verità, ecco. Adesso non posso mettere a parlare anche di questo, ovviamente, sono diventato noioso. Quindi tutto questo intrecciarsi ha dentro un forte significato su quell'idea che dicevo, che è la musica, il suono che deve andare nella città. Adesso peccato non c'è più, perché il nostro criterio di partecipare al discorso periferie è una cosa che non è che è legata al fatto che c'è stato un bando, perché noi l'abbiamo pensato veramente molti mesi prima, e adesso sembra che io suono il violino, non è vero, non suono il violino, ma è vero, perché abbiamo visitato, abbiamo visto i luoghi e abbiamo cercato, e i programmi che presentiamo hanno anche un significato di portare in fin dei conti il concetto del virtuosismo. Non dimentichiamo che il virtuosismo, perché ai noi, a Benigni, a Ravigello, ma qui siamo vittime di questo. Un altro contrapposto, in qualche modo se citavo la questione di questa localizzazione della musica, ho citato l'Acropolis, dall'altra parte posso, mi piace pensare di raccontare quello che avviene a Quarto. Quarto è un luogo molto particolare, e per ciò che fa Quarto Pianeta, che comunque qui siamo davanti già a un progetto intellettuale di altissimo livello, anche in considerazione di questa idea che se è vero che quel luogo, quello che si può chiamare l'ex manicomio di Quarto, era un luogo dove venivano condotte le persone da escludere dalla società, perché in qualche modo potevano avere un'immaginaria terapia, no? Una chiusura. Ora è il luogo che vuole essere il luogo dove ci si può trovare per capire l'apertura della società, perché tutto sommato la vita di oggi, anche questa, ha tante chiusure, ce ne sono di colori. E allora lì il Quarto Pianeta proprio si propone questo, e è un luogo dove si riflette sul concetto dell'apertura. E quello che noi facciamo è abbastanza legato a il più possibile a qualcosa di tendente all'improvvisazione della follia, compreso appunto questo spettacolino di morte di cui parlavo, che è veramente emblematico, no? E comprese tante altre cose che facciamo lì, queste radiazioni, che tante oggi. Sì, scusate l'identità. Stasera. È come stasera. Ecco, questo è un qualcosa di veramente forte. Allora parlo di uno dei miei grandi amori, perché è Bruno Maderna, l'anima di questo. Bruno Maderna è stata una figura unica nella vita della musica mondiale del Novecento. Lui era un grandissimo bambino prodigio, suonava il violino per il quinto anno, faceva il concerto, e anche qui siamo davanti a 9 anni ha diretto la Vera di Verona, quindi l'orchestra, 90 persone, e faceva il compositore, e come direttore d'orchestra è stato uno dei più grandi direttori d'orchestra in assoluto. Non posso fare a meno di raccontarvi che ho sentito la sua incoronazione proprio alla Scala. Io non sapevo che fosse Monteverdi, ho pensato, allora Monteverdi, se è antico Monteverdi, è più moderno di Verdi. Io pensavo, è una cosa. E Bruno Maderna ha veramente creato l'invenzione per antonomasia, nel senso dell'improvvisazione. Tutte le sue composizioni hanno dentro un piano dove nasce l'improvvisazione.
Ma attenzione, non c'è niente di più studiato e accademicamente ricercato dell'improvvisazione, perché l'improvvisazione così è quella di che sciocco, ma l'improvvisazione, e qui c'è uno dei grandi maestri, John Cage, che insegna, è cioè un'intelligenza che supera la quota minima, ma anche la massima, perché improvvisare vuol dire organizzare nel micro perfetto e lasciarlo libero. Quindi il concerto di oggi sarà veramente tutti a correre. E poi penso avrò dimenticato troppe cose. Perdonatemi. No, vorrei anche dire che le nostre collaborazioni sono tali, qualcuno anche che mi senza dimenticare, sono tutte molto importanti. Una cosa dimenticata grave, l'ho parlato troppo in superficie, ma per noi forse è uno dei punti più alti. Abbiamo i progetti con Palazzo Ducale. Palazzo Ducale ci impegna nel corso dell'anno, compreso l'estate con i notturni, no? Che ci saranno ovviamente. Però adesso abbiamo già anche trovate delle cose molto belle in Palazzo Ducale. La prima cosa in Palazzo Ducale è appunto questo canale della Voa di cui ho parlato, e poi dopo ci sarà un progetto legato alla memoria, al giorno della memoria, e poi in marzo qualche cosa sempre legato a queste analisi che ho parlato prima. Basta, no, perché secondo me un amico di Loriere sta facendo lavori incredibili ormai da anni, e soprattutto legato ai giovani, all'organizzazione dei giovani. Però non lo puoi fare attraverso la stagione normale, che non lo puoi fare. Utilizzando questa forma del luogo artisticamente importante, perché noi sentiamo possibilmente e quindi innestiamo nuove personalità, nuovi talenti da valorizzare in un ambiente speciale. Il nostro amico qua impeccabile da questo, dai super consolidati, che ci consentono adesso, che diciamo, di portare avanti dei programmi sempre estremamente misurati, estremamente mirati, soprattutto. Quindi diciamo che c'è questa collaborazione concertosa, per esempio, se l'evoluzione delle post. Pietro ha dimenticato qualcosa, ti sta pregando, girati a guardarlo. Scusate, c'è una cosa fantastica che è distribuita sia nella stagione che fuori, ed è un grande omaggio alla percussione, specialmente alla Serapis. Questo è come ho parlato di Manzoni, dove ho parlato di Serapis, è veramente stato un genio. E saranno i percussionisti di Strasburgo. E poi avremo ancora un altro con elementi, cioè qualcosa di veramente legato a Xenakis, che è un altro importante. Sono troppe le cose che facciamo, e mettere in evidenza anche un altro dettaglio. Ovviamente tutto lo sforzo di vendita della nostra attività sul campo politico è quello tradizionale. Tutta questa attività che era extra, che rappresenta una bellezza di 75 delle scuole, in 75 appuntamenti, il 90% sono gratuiti. Abbiamo soltanto le scuole che attribuiscono qualcosa. Adesso qualche caso, non so, i notturni ha messo 5 euro, cose piccolissime, tanto perché cartolariamente dobbiamo dimostrare che si è incassato un biglietto. Però fondamentalmente è un'attività per la città, per i nostri concittadini, per cioè, è un grande sforzo organizzativo, un potere sforzo economico, che ha come contropartita praticamente questa in casa zero, cioè sono una contropartita più di lontano con il ministero, per quale dobbiamo inventare queste cose e così via. Però questo fa sì che diciamo c'è una fondamentale genuinità, come dire, noi non puntiamo sull'evento, sul successo, sull'artista speciale che sappiamo che fa cassetto. I rapporti con i singoli municipi, il primo sindaco che abbiamo finito, lavoravamo moltissimo, con ci
più importante. Se mi permettete faccio un piccolo inciso, volevo dire che anche quest'anno abbiamo rinnovato il media partenariato con la Liguria e di nuovo l'accordo con i concerti ancora da definire, per alcuni sono un po' complicati da registrare, con Radio 3 Suite, dove faranno prese dirette o registrate il nostro concerto che non ci fosse. E la richiesta al momento è di 6, ma ci siete sulla fine. Che mi ha già detto di dimenticarselo, quindi dovremmo rivedere la lista. No, un accordo con la RAI anche teatro in prima linea nelle mattine, anche per me è un momento di grandissima soddisfazione, è un mal successo, abbiamo avuto delle riprese, devo dire, che veramente non voglio dire, soprattutto con commenti sulle suite. Chi produce il concerto, sì. Va bene, direi che sì. 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 Sì.